Mi chiamo Stefano Bergamaschi, sono nato nel 1963 a Salso Maggiore Terme e nel 2005 ho deciso di chiamarmi Steve Bami, è un nome più internazionale. Stefano Bergamaschi era troppo lungo. Ho cominciato negli anni 80 come fotomatore e poi nel 1999 ho conosciuto un falsario delle nostre zone che ha cominciato a introdurmi alla pittura e fotopittura. E in questi ultimi due anni sono entrato a far parte degli artisti emergenti di Art & Co di Milano, che ha quattro gallerie sparse per l'Italia, a Lecce, a Caserta, e a Milano e a Parma. Quest'anno sono stato alla Fiera di Hong Kong, ho partecipato alla mostra Caserta con i quadri, la mostra itinerante di Marilyn Monroe, e qualche giorno fa sono tornato dalla Cina, sul treno mi ha chiamato Andrea Villani e mi ha detto: fammi un piacere, vieni a Fidenza così ritorni e fai vedere quello che fai. Sono parecchi anni che nessuno vede poi alla fine il prodotto che stai facendo. Allora, nel 2007 ho cominciato a andare a Barcellona alla Fondazione Miró per studiare Miró. Poi successivamente ho introdotto l'action painting di Pollock e mi sono nati i nodi che vedete qua. I nodi nascono sempre a terra, la partenza è lo smalto, facendo l'action painting, e poi vado a introdurre il colore di Miró. Poi successivamente ci sono state delle contaminazioni, infatti come vedete questo è un pezzo che abbiamo presentato quest'anno alla mostra di Marilyn Monroe. Sono stato a Sofia in Bulgaria, ho trovato queste sigarette originali russe e a un certo punto nelle opere ho inserito anche le mani dei manichini. Ultima fase, proprio questa è l'ultima opera nata, questa è Musa delle Wings. Non vi nascondo che ho rubato la bambola a mia figlia col suo consenso e dopo diversi mesi di lavorazione. Infatti la tela viene iniziata con una base di cemento, poi faccio la base bianca con l'olio, passo un mesetto perché non uso essiccanti, in modo che l'olio, il colore rimanga bello intenso, e poi passo alla seconda fase del riempimento dei nodi. Questo è un quadro in anteprima che verrà esposto al Carnevale di Venezia nel 2014, probabilmente con il critico Alberto D'Attanasio, andrò a Venezia con questa opera. La tecnica è sempre quella, sì. La tecnica è sempre quella, sì. Questo è da doppia mano con il pacchetto, questo è il pacchetto originale, ci sono le sigarette, questo è la vaniglia, quello è la menta, cioè hanno dei gusti impostati. Questa è l'ultima opera praticamente che ho fatto su tela di juta, per avere questa nitidezza bisogna sempre fare la base prima col nero, faccio sempre la base col nero, poi successivamente quando l'ho, diciamo, l'aiuto assorbito, vado a fare la seconda fase. Infatti qua sul bordo si vede leggermente, diciamo, non è proprio nero. Il cemento non si usa, no, il cemento su interno. Questo no, sulla tela di juta non lo uso perché ha già una bella caratteristica, viene un bel pezzo insomma. Poi essendo un artista polivalente, qui ho colto un'immagine di Marilyn
l'ho stampata sulla tela, poi ho rielaborato tutto e sono andato a, qui ho usato lo smalto bianco e sono andato a fare molto più difficile questo che è piccolo che questo che già. E qui ho usato dei pennelli cinesi piccolissimi perché altrimenti non sarebbe stato possibile. Poi qui ci sono dei disegni fatti ad acquerello che ho fatto, questo l'ho fatto il 5 novembre a Pechino, è una persona che stava giocando a karate col suo cappellino, io magari mi fermavo al bar, tiravo fuori tutte le mie cosine, l'acqua della bottiglia e poi questo è un viso di donna e questo è un altro viso di donna di bambino. Questo è il gatto Nemo, è un'immagine che ho colto nel 2006, è un gatto senza occhio, lo vedete qua l'occhio non c'è, e poi ho introdotto una lettera, in questo caso la C, con il nodo, sempre con la base dei colori. Quello è un manichino che ho fotografato a Berlino, però per me è un manichino francese, non so perché. Ero nel quartiere ebraico a Berlino e ho colto questa immagine, mi è piaciuta tantissimo e ogni tanto in questo caso ho fatto un nodo col 4. Quindi c'è una simbologia dietro, c'è tutto. Sì, perché poi mischio, nel senso nel 2007 ho fatto una serie limitata che è una finestra di Venezia, e ho conosciuto Riccardo Zippoli, che è un docente di Ca' Foscari, che lui adesso sta lavorando a Venezia per Guggenheim, che sta cercando di fotografare il silenzio. Quindi siamo su dei livelli molto alti, nel senso che e per quanto riguarda la fotografia, Riccardo Zippoli è stato proprio il mio maestro che mi ha iniziato questa cosa. Mentre il falsario, il famoso falsario, è Luigi Ariggi, che purtroppo adesso non c'è più. Bene, grazie. Prego.